Ciao, andiamo oggi a vedere cioè. Gli italiani usano abbastanza questo cioè. Cos'è? È un avverbio composto di ciò più e, oppure è congiunzione coordinativa. Che significa congiunzione coordinativa? Ha la funzione di introdurre una frase che spiega o illustra quello che è stato detto nella frase precedente, cioè essere più chiari. La situazione è critica. Cioè, molto difficile. Possiamo utilizzare ci vediamo lunedì, cioè, o ci vediamo lunedì presto, cioè alle 9. Sinonimo di cioè, anzi, ossia, questo in spagnolo viene usato molto simile, quindi il sinonimo di cioè è anzi, ossia, intendo dire. Andiamo a vedere un po' queste funzioni. Ha la funzione dichiarativa, correttiva ed esplicativa. Un cioè serve a spiegare qualcosa che si è detto in precedenza. Essere ancora più chiari. Un esempio, sono professore tutore. Se vedo che nel momento che dico sono professore tutore, vedo l'altra persona fa la faccia che non è completamente chiara, io posso dire. Cioè, devo prendermi cura dell'istruzione e dell'educazione degli alunni. Ha una funzione esplicativa, che significa intendo dire, vale a dire, o in altre parole. Esempio, che questi sono sinonimi, intendo dire, vale a dire. Esempio, sono arrivato 4 giorni fa, cioè mercoledì, o cioè mercoledì mattina alle 7. Ha una funzione correttiva nel significato di o meglio, o piuttosto, o per meglio dire. Un esempio, martedì prossimo ti telefonerò, cioè verrò io personalmente perché devo passare in zona. Quindi in questo caso mi sto correggendo o voglio essere più chiaro. Si adopera spesso anche in frasi interrogative per chiedere spiegazioni o parole più esplicite. Questo è quando non abbiamo capito, cioè se la persona sta parlando, ci sta spiegando un progetto, una situazione, se non è completamente chiaro, quindi vogliamo essere che l'altra persona sia più chiara, più esplicita, dobbiamo dire cioè nel momento dopo che l'altra persona ha fatto una grande spiegazione, cioè significa facciamo capire che non abbiamo capito del tutto. In anni passati, soprattutto negli anni 80, e cioè era una specie di riempitivo valido per tutto, cioè quando non si sapeva cosa dire, ci si ficcava, questa espressione dire significa ci si metteva un cioè, proprio per incertezza o esitazione. Un esempio, cioè quello che volevo dire è che a me l'esame non è molto piaciuto. O quando siamo in un ristorante che il cameriere spiega il menù o i vari menù, possiamo per prendere tempo, cioè la pasta all'arrabbiata è piccante? Ah, bene, prendo una pasta piccante. O prendo una pasta all'arrabbiata. Cioè, era anche per prendere un po' di esitazione, cioè quando dovevo pensare lo utilizzavo un po'. E oggi si utilizza meno questo cioè. Oggi si usa più quando con funzione correttiva o esplicativa. Ciao, alla prossima!